Eccoci qui, quarto e ultimo blocco, parte della trasmissione Imprenditore e gli altri. E ogni tanto capita, che invertiamo l'ordine degli addendi, ma il risultato, come vedete, non cambia. Siamo sempre noi tre, Stefano Bandecchi, il rettore Fortuna e Gianluca Fabbi, che accoglie con piacere Francesco Maria Del Vigo, vice direttore del giornale per il nostro consueto Eccoci qua. punto stampa. Buonasera. Direttore, Buonasera a buonasera. tutti. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Ho già visto una parte della vostra trasmissione, Ah. mi sembra che sia divertentissimo, un clima frizzantissimo, per cui sono sicuro che ci si Ma diverte. noi dovremmo fare informazione, ma a volte l'intrattenimento ci riesce meglio, direttore. No, ma secondo me devono essere legate le due Si cose. sposano Molto spesso bene, si sente. esatto, Si sposano bene, ma l'informazione è troppo seria, che ogni tanto non si fa sì. scappare un sorriso, ovviamente sulle materie che si prestano, è di una noia mortale, per favore, no. Certo. È Sembra di vero. essere a lezione in università, no? Non volevo dire questo perché lo offendereste, non Con sarebbe sicuramente un'università quei divertente che professori frequenterei meglio di quella noiosi, che ho frequentato. direttore, con quei professori Esatto, quelli noiosi. barbosi, noiosi, Mamma mia. sì. E Senta, invece quel clima mi sembra molto diverso. a proposito, non Grazie. voglio dire noiosa, ma insomma, con poche sorprese, la politica oggi, vice direttore, che è rimasto? Che Beh. commentiamo? Cosa analizziamo? Forse l'unica cosa interessante è il sondaggio SVG pubblicato questa sera, che dà un meno 0,9% alla Lega, diciamo perde un punto percentuale nei sondaggi, incalzato Sì. dal PD al 19%, incalzata da Fratelli d'Italia al 18,7%. Insomma, questa unità nazionale è anche un'unità di intenti elettorale, sembrerebbe. Ma sì, secondo me c'è sicuramente un'unità di intenti elettorale. Io noterei che io credo che sia normale e fisiologico che Salvini perda voti, nel senso che Salvini aveva raggiunto un limite già mostruoso, ricordiamoci, era sopra il 30% dei consensi prima di farsi esplodere al papete, e da lì in poi è sceso nei consensi. Il PD più o meno sopravvive nonostante il cambio di leadership che l'ha un po' avvantaggiato, però diciamo che il PD è una struttura, un corpaccione un po' malandato che però sopravvive un po' a tutti, chiunque lo guidi. Anche se a volte cercano di andarsi a schiantare contro un muro, cioè non riescono a diminuire sotto quello zoccolo duro, che comunque non è un piccolo bacino di voti. La cosa veramente sorprendente è Giorgia Meloni. Ricordiamo anche che questo è il paradosso: Giorgia Meloni, erede del Movimento Sociale Italiano, di Alleanza Nazionale, quindi di un partito totalmente in teoria a trazione maschile. Se uno pensa a quel partito e pensa in malo modo, cioè vedendolo con occhio sinistro, che non è sempre in malo modo, si immagina un partito totalmente a trazione maschile con queste sagome virili quasi duchesche. Non c'entra niente la Meloni col fascismo. Certo. Però mi giova e trovo molto divertente notare che l'unico partito politico in Italia al momento che ha come leader una donna derivi proprio dalla destra italiana, dalla destra storica italiana post-1945. Una destra che continua a salire. Continua a salire qui, probabilmente anche non solo per merito di Giorgia Meloni, che è sicuramente bravissima a captare gli umori, a cavalcare le idee, ma anche perché in questo momento è l'unico partito all'opposizione. E quindi evidentemente coagula attorno a sé. Tutti con tutto quel dissenso che altrove non si riesce a Sì, vedere. Quindi sì, i sondaggi di me. è l'unico partito all'opposizione, direttore. Però poi non mi aspettavo anche una maggiore aggressività politica da parte dei Fratelli d'Italia. Invece, strategicamente parlando, hanno capito che forse esagerare contro Draghi non sarebbe stato poi così popolare. Però allo stesso tempo sono Sì. riusciti a trovare una cifra stilistica dell'opposizione che evidentemente paga. Paga perché siccome stanno facendo un'opposizione ragionata e costruttiva e stanno dicendo più o meno le stesse cose che dice Salvini. Faccio, con la differenza che Salvini è meno comprensibile dal punto di vista elettorale perché è al governo. Però quando Salvini dice, secondo me giustamente, non conosciamo esattamente l'orario di entrata in lavoro del virus, il Covid purtroppo non timbra il cartellino quando entra e quando esce, quindi mettere un coprifuoco alle 22 invece che alle 23 è semplicemente è una posizione ideologica e è fare un danno a quel comparto, a quel settore della ristorazione, che da quell'ora potrebbe trarre dei benefici. Però questa, che è una critica che muove anche Fratelli d'Italia, ma mossa dall'opposizione ha un senso, mossa dal seno stesso della maggioranza risulta meno comprensibile, risulta meno credibile, nonostante io sono convinto che Salvini lo dica in buona fede e la sua posizione è legittima, lui dice io rimango all'interno di questa maggioranza che ha tra gli altri i miei peggiori nemici, per cui Leu, Speranza, tutte queste persone che Salvini detesta, lo faccio perché sono l'unico deterrente, altrimenti chissà il coprifuoco sarebbe alle 18, alle 17, alle 14, Voglio questo non lo dire, so, però... direttore, scusi, non è che Salvini però perde non tanto perché dice che i ristoranti devono stare aperti un'ora in più, forse perché quando poi si arriva a votare l'emendamento non ha il coraggio di votarlo, o almeno si astiene.
E il popolo italiano, che Esatto, non è quello, proprio un sì, al popolo, 100%. perché è lì che casca l'asino. Cioè, se tu chiedi una cosa, non è che non puoi essere d'accordo con questa opposizione. Sappiamo tutti che c'è un governo di larghissime intese, c'è un governo di salvezza nazionale. Può succedere che tu una volta sei d'accordo con l'opposizione, non puoi sempre sperare che l'opposizione sia d'accordo con te. E invece la figuraccia scatta nel momento in cui ti astieni. Non passa l'emendamento e hai fatto la brutta figura. Facevi meglio a votare a Assolutamente. favore, facevi la brutta figura e basta, ma finiva lì. Il popolo italiano non Il ti avrebbe punito cortocircuito è con un punto in questo. meno. Certo. Sono convinto anch'io, il cortocircuito totale è proprio questo. La Dopodiché io politica ha credo bisogno di comunque scuole. Il vecchio Partito Comunista e la Democrazia Cristiana avevano delle scuole. Oggi le scuole sono la... Lo dico. improvvisate da chi crede di essere un grande politico. Sì, sono d'accordissimo, dimostra anche il fatto che abbiamo un esempio plastico anche proprio in questi giorni, anzi in questi anni. Noi abbiamo vissuto la crescita esponenziale, magnifica, stupefacente, credo unico caso al mondo di un partito che da un blog diventa il primo partito di governo, vince le elezioni con milioni e milioni di voti e poi si autodistrugge. Si autodistrugge anche in questo caso, non perché abbia una vocazione da kamikaze, anche se Dio Grillo con l'ultimo video ha dimostrato forse di averla, ma qua parliamo di questioni psichiatriche, non politiche. Ma il Movimento 5 Stelle, se si è ridotto a meno della metà, almeno nei sondaggi, per quello che valgono, di voti che aveva prima, è proprio perché mancava di una scuola politica, mancava di una formazione politica, mancava di una cultura politica, mancava anche di una leadership consolidata che, a disprezzo di tutto il giovanilismo che va molto di moda, a volte vuole anche dire avere delle persone di una certa età che hanno un po' di esperienza alle loro spalle, che hanno magari fatto qualche legislatura, conoscono i corridoi della politica, conoscono gli stratagemmi Direttore, della politica e conoscono le sue dinamiche. scusi, faccio una domanda a lei, no? Se lei dovesse ristrutturare la sua casa, preferirebbe avere un'impresa che le dice siamo nati ieri o un'impresa che le dice abbiamo 20 anni di esperienza e tutti coloro che le entreranno in casa sanno il lavoro che fanno? Quale delle due, direttore? È esattamente la seconda ipotesi, Ok. che questa in questo caso No. depone molto a favore di Salvini perché credo No, che ma le vorrei fare tecnicamente il partito un'altra domanda. Le istituzionalmente più vecchio sia quello, vorrei certo. fare un'altra domanda. Se lei sceglie dei giornalisti nel suo staff, sceglie tutti i giornalisti che sono appena, c'è cioè gente che arriva e dice voglio provare a fare il giornalista, o sceglie persone che sono di fatto giornalisti, insomma. Un Beh, un po' e un po'. po' Ci serve un misto di però lei innovazione, bisogna sceglie. investire ovviamente sui giovani, Sì, però c'è bisogno anche di, certo. come dire, di Bellissima, curriculum, di bellissima conoscenze, cosa. di Ora. consapevolezze. È l'innesto tra le due cose che funziona. Arrivo però alla domanda, perché in politica quello che vince è invece non aver mai fatto politica come elemento primario, al punto che il partito che ha vinto nelle ultime elezioni ha promesso a tutti che sarebbero andati tutti a casa dopo una legislatura. Poi sono diventate due, poi sono diventate infinite. Però questa era la promessa, perché io vengo che non ho mai Certo. fatto politica, quindi sono un puro. Non ho mai lavorato, quindi sono un puro. Non ho mai pensato, quindi sono un puro. E quando finirà questa cosa, riandrò a fare niente. Le sembra normale a lei? E a Perché queste persone no, noi mettiamo perché in mano la nostra vita? no, io credo che la politica dal 94 in poi, anzi dal 92 in poi, abbia avuto un attacco talmente forte, forte di quella che viene chiamata casta, e questo contributo non è solo dei 5 Stelle, di una certa parte della stampa, dell'editoria, di libri che sono stati pubblicati, di trasmissioni televisive, per cui è l'unico mestiere in cui l'esperienza è inversamente proporzionale. Cioè, meno esperienza si ha, meglio. Guardi, io non ho mai fatto il politico, Più sei benissimo, le diamo un bravo, seggio più sei subito. È bravo. come se fosse, non sono mai stato in cucina, non so lavorare, diventa uno chef stellato, ma non Direttore, funziona scusi, così, i non partiti funziona nelle così. ultime elezioni regionali o comunali non si sono nemmeno presentati. Hanno addirittura pensato che era giusto fare una lista civica. Cioè, hanno pensato che la nuova politica fosse quella di distruggere completamente il partitismo. Guardi che la politica in Italia non è fatta da statisti. È fatta da, non lo so come definirli, perché mi verrebbero in mente solo parolacce. Ma Ubriaconi quasi credo che quasi. si possano dire, io non ci rimarrei male. No, però quello che dico è che secondo me c'è stata questa corsa all'antipolitica che poi, e cosa produce? Perché se noi pensiamo, dopo 20 anni di antipolitica totale, in cui abbiamo pensato che dovessero governarci e i migliori a occuparsi della cosa pubblica, fosse anche una cosa tecnica come il Ministero della Salute o delle Infrastrutture, non dovessero essere degli esperti, poi alla fine ci siamo consegnati costantemente nelle mani di tecnici e di esperti. Adesso in questo momento l'80% degli italiani è contentissimo di avere Mario Draghi,
Perché E parlerà questa è di un l'altra super esperto assurdità. di finanza, di economia. È un'altra assurdità, perché io No, spero dico, questa è tantissimo l'altra che Draghi assurdità della sia politica. benefico. Direttore, si deve candidare chi non ha mai fatto niente, però poi ci deve governare possibilmente chi ha uno studio da avvocati da 50 anni, chi ha fatto il direttore della Esatto. BCE. Cioè, siamo all'assurdità totale. Io voto uno per pagargli uno stipendio, tanto però poi lui non ci capirà una mazza, quindi poi sceglierò della gente che arriva dal mondo del lavoro. Sì, e per ora, adesso veramente con rispetto parlando, tutti quelli che si sono avvicendati, tecnici e professori, capisco che dire professori in una televisione di università sembra quasi che si voglia essere provocatorio, ma non è questo, hanno portato dei risultati piuttosto scarsi. Mario Monti era arrivato, è stato accolto come un messia, adesso credo che abbia paura di andare in giro per Milano e per qualunque città d'Italia, viene ricordato anche esageratamente come un vampiro che ha dissanguato il paese. Io spero che non accada la stessa cosa a Mario Draghi, però diciamo non credo tantissimo nell'arrivo di un messia, ecco, mettiamola così. Mario Draghi mi sembra che stia facendo assolutamente bene, ha un vantaggio su tutti gli altri, che Mario Draghi ha una standing internazionale notevolissima. Cioè Mario Draghi ha una Certo. rubrica telefonica, detta male, Certo. che lo rende accessibile in tutti i tavoli europei e internazionali. Mario Draghi si sta trovando in questo momento a combattere la pandemia e i numeri, quei 500.000 vaccini al giorno, per cui tanto veniva sbeffeggiato, l'abbiamo raggiunti qualche giorno fa, lo pongono a livello internazionale come un punto di riferimento. Perché ricordiamoci anche che non solo è stato la BCE Mario Draghi, ma storicamente ha la fortuna di essere a capo del governo italiano, un governo che in questo momento il Financial Times dice, forse non mi ricordo più come ha detto, ha salvato un paese di delinquenti, adesso ho usato una parola Sì. simile. Insomma, la stampa internazionale è molto favorevole a Mario Draghi e c'è una Merkel che è uscente. E in questo momento quello che tra l'asse Direttore, ma perché lei non franco-tedesco fa un potrebbe articolo dove spostarsi tra un dice, asse. perché lei non fa un articolo ogni tanto dove di certi popoli, non voglio fare il nome, dice solo un popolo di rincoglioniti potrebbe gestire e farsi gestire in questo modo? No, perché io in Europa gliene Sì. potrei dare tre o quattro di popoli che a questo termine, come dire, sono esatti. Nel momento in cui un giornale autorevole, importantissimo, si permette di chiamarci criminali perché ha detto qualcosa di No, ma questo tipo, noi dovremmo rispondere, io insomma. sì, lì era un giudizio generale, era un giudizio spregevole, Capito? Un schifoso. giudizio E generale mi poi sta io anche peggio, sì, il cioè, mi Financial Times scusi, diciamo eh. che parlava dell'economia soprattutto devastata. Ma no, ma Dunque, devono smettere di fare i diceva scemi, che c'hanno noi siamo l'economia che sta a delinquenti. pezzi. Scusate No, signori, in però. Inghilterra non esiste una famiglia che abbia 1.000 euro di risparmio, cioè scusate, 1.000 sterline. In Inghilterra la carta di credito è obbligatoria perché Sì. nessuno, i soldi contanti No, sono ma. spariti, perché nessuno ha una Sì, lira in però tasca. E io, l'indebitamento, va scusate. bene, del popolo è un indebitamento talmente grande che non potranno mai permettersi di risanare il debito del loro governo, mentre noi italiani ci potremmo permettere di risanare il debito del nostro governo. C'è una bella differenza. Il risparmio italiano ovviamente non è pareggiabile con Allora cominciamo l'indebitamento, però ad avere però un po' io di da orgoglio, giornalista perché Draghi ha fatto una ma cosa diciamo tantissimo. positiva, ha detto che chi evidentemente fa il dittatore deve stare attento a fare il dittatore, finché ci serve, dopodiché pace, però bisogna dirgli che noi la pensiamo diversamente. Allora al resto degli europei bisognerebbe Assolutamente. dirgli che noi italiani siamo dei signori, facciamo le aziende migliori delle loro, tant'è vero Guarda, che comprano le noi nostre aziende. Noi siamo il giornale lo ha evidentemente... ricordato molto spesso. Siamo stati piuttosto caustici anche nei confronti della Germania quando aveva degli atteggiamenti, diciamo, piuttosto antipatici nei confronti dell'Italia. Ma io penso che comunque, lo dico alla giornalista, non si debba dare, io ho citato il Financial Times, ma solo perché era un esempio del fatto come Draghi fosse ben accetto, non perché parlasse male degli italiani. Se gli inglesi parlano male degli italiani, oltre ad essere dei maleducati, dei cafoni, sono anche dei cretini. Beh, non mi stupisco di questo, ma la stampa italiana ha dato, non dico una parolaccia, del cretino, dell'ubriacone, del pazzo Boris Johnson per un anno e mezzo. Boris Johnson, oggi c'è un morto solo in Inghilterra e quel cretino di Boris Johnson ha Insomma, immunizzato tutto il paese. la Per cui a stampa volte diamo italiana onore però alla che ha stampa fatto questo è internazionale una e anche stampa quella che italiana, forse dovrebbe essere rivista, Ma insomma. Dare una vale l'altra, perché se il Financial Times dell'ubriacone a Boris dice Johnson questo, non è esatto. Sa cos'è? C'è una Der Spiegel parola mette secondo la me che pistola sul manca. piatto di spaghetti. Direttore, scusi, c'è una parola che manca ed è rispetto. Prima di ogni cosa nel mondo bisogna avere rispetto. Rispetto per la squadra avversaria, rispetto per l'altro imprenditore, rispetto per l'altro cittadino, rispetto per l'altra nazione, rispetto per l'altro politico. È venuta a mancare, secondo me, la parola rispetto, che si è sostituita con la parola dispetto, che è Sì, ma similare, ma non dice la stessa cosa. no, io è verissimo. riflettevo sul fatto, direttore, che poi Draghi sta comunque assumendo anche, come dire, una veste politica, nel
Non solo nelle sue dichiarazioni, ma secondo me sta cominciando a capire come funziona da uomo capace e intelligente qual è. Per questo dico che anche per il futuro l'ipotesi che Draghi sia per forza, tra virgolette, condannato alla presidenza della Repubblica, non so se sarà proprio così. Proprio per le cose che dicevi tu rispetto all'Europa, rispetto al ruolo dei Draghi, rispetto al ruolo che potrebbe avere l'Italia con la Merkel. E la Germania che non dico che escono di scena, ma quasi, no? Ah, no, mi fa ridere perché quello che stavate dicendo tu è giustissimo. Solo in Italia noi pensiamo che uno possa essere condannato alla presidenza della Repubblica. No, Io condannato penserei è con parole di ritorno. un modo No, no, però è trasgressivo di vero, dire, no. non era. È un modo trasgressivo ma particolarmente corretto perché fotografa un ruolo che secondo me è anche piuttosto ambiguo e forse anche un po' fuori dal tempo, però questa è una mia idea di Repubblica presidenziale che è diversa e non c'entra col discorso di Sì. questa sera. Beh, sicuramente Draghi sta piacendo molto e sta imparando a muoversi all'interno, come dire, dei corridoi della politica. Ricordiamoci che lui ha un'esperienza che è totalmente diversa e ha reagito molto bene a tutto questo. Pensate solo dal punto di vista comunicativo, la stampa, ma lo sapete meglio di me, la stampa internazionale, Draghi parlava così poco che aveva imparato a interpretare quello che loro presumevano pensasse dal colore delle cravatte. Ecco, Sì, Draghi è non è vero. sicuramente un oratore ciceroniano, però uno che ha imparato, sta imparando a parlare agli italiani e comunica bene agli Però, italiani. I dati indicativi direttore, nei suoi confronti come sono dice, abbastanza chiari. direttore, mi piace l'equilibrio che ha dimostrato, perché poi glielo dice uno, e il direttore qui lo sa perché ogni giorno facciamo un focus economico-finanziario da anni, Radio Cusano Campus. Beh, Draghi per me è l'uomo più autorevole che l'Italia ha in questo momento, quindi ok, però non è il Messia, come ha detto lei. No, ma Sì. Ma assolutamente. Non è il Messia. c'è un particolare che è sfuggito, adesso non so se sulla stampa qualcuno se n'è reso conto, ma l'approvazione del recovery plan, la trasmissione in tempo utile entro il 30 aprile è stato un passaggio fondamentale per tutta una serie di motivi, però c'è una sfumatura che molti non hanno colto, secondo me, che due paesi lo hanno presentato contemporaneamente, Francia e Germania, e quello, secondo me, è sempre il tentativo di tenere l'Italia un po' Fuori. fuori. E adesso bisognerà vedere se Draghi, con la sua autorevolezza e personalità, riuscirà a intervenire in questo senso. Non è una cosa semplice. Cioè, questo Credo che sia molto complesso, no, ha ragione, ha fatto un'analisi perfetta e proprio perché anch'io penso che Draghi non sia un messia perché non credo tendenzialmente nei messia. Penso che sia una persona molto capace, però certo. se non ce la fa Draghi a portare l'Italia Sono d'accordo. dal punto di vista internazionale a una considerazione Bravo. quale l'Italia merita, non è una considerazione. Se non ce la fa lui, io credo che non ce la possa fare nessuno al momento, perché nessuno degli attori in gioco Vero. politicamente in questo momento è in grado di farlo. Abbiamo patito negli anni una mala considerazione da parte degli altri stati, sbagliatissima. Io difendo l'Italia sempre e comunque, a Siamo sempre prescindere dal l'Italia. premier, Siamo sempre. qualunque. Però siamo stati considerati molto male da tutti gli Vero. altri. Da questo punto di vista, credo che lui possa avere, come dire, questo spettro di rapporti, questo rispetto che altri magari non hanno avuto, che in questo caso diventi veramente rispetto e non Assolutamente, ce lo dispetto, perché dimostrano spesso anche l'Italia anche a livello europeo ha subito dei dispetti. le agenzie di rating negli ultimi giudizi, Standard & Poor's Esatto. l'altra settimana, insomma, ha fatto capire chiaramente che Draghi è importante nella valutazione nel contesto Sapete qual è il internazionale. vero problema di noi italiani? È che ci facciamo del male tra noi in Siamo certi casi. masochisti, sì. No, no, noi non riusciamo a fare squadra. Cioè, il problema degli italiani è non fare squadra. Noi manca proprio lo spogliatoio. Perché mentre gli inglesi, i francesi, i tedeschi, tutto il mondo fa squadra, noi italiani non facciamo squadra. Siamo qui per distruggere alcune nostre categorie. E in questo sbaglia, lo devo dire, anche Draghi nel momento in cui dice che in Italia abbiamo bisogno di distruggere alcune situazioni imprenditoriali che non hanno No, no, futuro infatti. per farne altre, perché qui c'è un errore, è il modo. Lui parla da uomo politico, ma principalmente da banchiere, l'ha fatto per tutta la vita. Qui servirebbe il supporto di un imprenditore, e cioè di qualcuno che gli fa vedere come le cose possono essere mutate, ricordandogli che Nokia faceva sandali in legno, zoccoli in legno, e poi Nokia è diventata una delle aziende più importanti del mondo a fare cellulari, ha fatto la storia, e poi dopo se l'è comprata Microsoft, continuando a fare la storia. Certo.
Gli italiani hanno una grandissima arte, specialmente all'estero, che è quella di sputtanare gli italiani stessi. E questo trovo che sia una cosa insopportabile, perché credo che difficilmente qualche altro, un francese o un inglese, davanti a una platea internazionale, proverebbe quasi gusto a parlare male del paese da cui proviene. E questo non è stupido patriottismo, però è senso di gruppo e di comunità, perché solo tutti insieme possiamo funzionare, destra e sinistra. Se appena passiamo il confine transalpino, andiamo in Francia, iniziamo a dire che gli italiani sono dei credenti, sono un popolo di imbecilli. Se non crediamo, questo è una legge della vita, se noi non crediamo in noi stessi, come possiamo pretendere che qualcuno creda e investa su noi stessi alla Siamo sua noi i volta? primi a E purtroppo criticare questo l'abbiamo fatto in una scena con molte altri popoli, noi siamo capaci di criticarci, gli altri non si volte. criticano Assolutamente, non davanti a succederebbe noi. mai. Questo Noi è vero. per far sorridere gli altri, che siamo un po' deboli, l'italiano a livello psicologico è un po' debole, delle volte ha bisogno di farsi gli amici facendo un po' il pagliaccio, facendo un po' il jolly. E invece dovrebbe essere più sereno con se stesso. Vabbè, Direttore, adesso direttore, lo sa perché il mi dica linguaggio, ha sentito il linguaggio di della Bandecchi, squadra. spogliatoio, la squadra? Lo sa perché il Certo. linguaggio calcistico è particolarmente presente nella nostra trasmissione? No, 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 e questo non lo so, Adesso io ah, spiego io. adesso lo Perché vedrà. l'Università Niccolò Cusano ha una radio, ha Sì. una TV, ha tantissime, molteplici attività, tra queste c'è anche una squadra di calcio che è stata promossa quest'anno in Serie B ed è la Ternana Calcio, una storica Complimenti. realtà del mondo del calcio. E se lei ha tempo da dedicarci, è un rito di conclusione di questa trasmissione vedere Quello gli che certo, mi highlights dica. della partita Però giocata io ieri. Come? metto le mani avanti, credo di essere uno degli Dei pochi italiani meno italiani esperti che. di calcio. Quindi Però qualunque allora cosa io dica meglio, stasera non la meglio. utilizzate contro di me. No, no, abbiate pietà, dico, che No, non si pietà, non voglio preoccupi. essere. No, però non si Mi faccia preoccupi vedere, perché, fatemi vedere. guardi, per fare cose buone nel calcio non è necessario capire di calcio, perché io non ci ho mai capito una mazza e sono il presidente della Ternana, quindi, E quindi è quindi il siamo un passo futuro del avanti. calcio. Ecco, Certo. però direttore, questa sera è stato un po' sfortunato perché vedrà una partita, una delle sole due partite che Due la Ternana ha sconfitte. Lo perso. sfortunato sono io, non No, lui. beh, no, Lui nel sa, guarda. senso, no, vedrà una partita dove la Ternana ha perso, è successo due volte, ha vinto Beh, il guardi, calcio. più che altro lei vedrà una partita, era l'ultima partita di campionato e come spesso accade nelle ultime partite di campionato si è fatto un po' la partita della parrocchia. È come giocare a biliardino, in una sola partita vedrà 7 gol, ma vedrà che tipo di gol e Vabbè. vedrà cos'è successo, perché se la partita lei l'avesse vista tutta, io stamattina, ieri sera sono andato a letto un po' innervosito, ma stamattina mi sono alzato e ho Si è smesso di pesarite, ridere è verso vero. mezzogiorno, mezzogiorno e Sono testimone. mezzo. E allora vediamo Ternana Juve Stabia. Oggi l'ultima partita si comincia, divertiamoci. È iniziata Ternana Juve Stabia. Va Falletti col destro a giro, palla che si abbassa, Russo in calcio d'angolo, la solita punizione del mago. Ci dentro c'è Marotta, Fantacci in punta, va sul mancino, può calciare, segna l'1-0, errore grossolano della Ternana, sbaglia Contek, non può invece sbagliare Tommaso Fantacci. Parti Pilo, prende palla, Bella. imbuca per Contek che vede la porta, attacco di ritorno, contatto Sempre. e calcio di rigore. La Ternana può pareggiare. Cesar Falletti intercetta Russo e para. Si resta 1-0 per la Juve Stabia. Ha sbagliato Cesar Falletti. Bella palla aperta per Celli. Esterno della rete, dopo deviazione calcio d'angolo. Riesce ancora Partipiro, poi gli gira attorno, Partipiro lo ignora, va al cross, basso col destro, con la punta Suager. Come all'andata, pareggia la Ternana con Emanuele Suager. Qui sbaglia Casadei, errore imperdonabile, infatti Orlando lo infila, segna il gol del 2-1, la Juve Stabia, errore clamoroso di Angelo Casadei che regala il pallone a Orlando. 2, nasconde palla, poi la crossa, gran pallone di Anthony Partipilo e segna Filip Rajčević, il gol del 2-2, importante per lui, ma importantissimo per la Ternana. Qui l'errore anche di Russo e non perdona Filip Rajčević, fa doppietta e soprattutto 3-2 per la Ternana. Punta
sarà fermo, poi pennella un gran pallone per Cernigoi, fallo e calcio di rigore. Fischia l'arbitro. Sinistro e Casadei non ci arriva, pareggia ancora la Juve Stabia, 3-3 al libero Liberati. Falletti, controllo e destro, palo pieno, poi la conclusione al volo di Rajčević e palla larga. La tiene con qualità Rizzo, riesce a passare, il cross è basso in mezzo e poi autogol clamoroso di Salzano. È finita a Liberati, l'ultima giornata di campionato, la Ternana la perde. Bene, direttore, ha visto? Praticamente la Ternana però ha fatto non 4 gol, così tanti... compreso quello che è entrato nella nostra porta. Non ho mai visto così tanti gol in vita mia. Tutti insieme poi. Non ho mai visto così tanti gol. Ma guardi, ma lei ha notato anche le due papere dei due portieri che si sono equiparati nella paperella? Perché tutte e due hanno passato la palla al calciatore avversario. Non mi è niente. Vabbè, comunque... La mia lunga esperienza però... mi ha molto divertito, è stata una partita, insomma, direi fuori scapoli fuori ammogliati dalle righe, scapoli molto ammogliati. Movimentata scapoli ammogliati, scapoli ammogliati. Però esatto. Un saluto alla Juve Stabia, grande squadra, ora a parte le battute, perché hanno giocato con regolarità, hanno giocato con rispetto, è stata una bella partita alla fine. E se la giocherà ai playoff la Juve? Secondo me la Juve Stabia se la giocherà molto ai playoff, gli altri potrebbero essere molto preoccupati, sì. Squadra matura, squadra intelligente. Va bene, direttore, momentaneamente io la saluto e le auguro una buona notte. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Anche a lei grazie per l'invito. Buona serata. Grazie a lei. Buona serata, buona serata del Vigo. Va bene, signori, siamo rimasti in tre. Sì. Un brigante. Chi è il brigante? Lui. Lo chiamiamo lui, il brigante oggi. Brigante, oggi è quello con la voce, il brigante. E lei è briganti, lei cosa siamo, uno, due? Cosa siamo? Somari. Ah, ecco. Meno male. Va bene. Meno male che siamo due allora. Va bene. Qual è la parola di stasera, signori, per chiudere stasera la trasmissione? Che cosa abbiamo imparato stasera? Abbiamo imparato che tutto sommato c'è un futuro, secondo me. Perché tutto sommato, sia nella parte in cui il futuro è visto più a rischio, sia nella parte in cui il futuro è visto con maggiore fiducia, però ce l'abbiamo di fronte a noi e secondo me questo mese ci dirà che futuro avrà questo paese. Non mi pronuncio stasera. Faccio una cosa nuova. Lei stasera non... Lascio a lei... Lei stasera non dice niente? No. Ma lo voglio dire io una cosa del rettore. Per venire qua era in ritardo, ha fatto raccordo anulare a 200 km orari. Si può fare? Non si può fare. Lo voglio dire, se c'è qualche vicino urbano all'ascolto, se è lui, polizia stradale, non lo so. Una bugia. Quindi lei vuole... Solita persona che predica bene lei in diretta. Lei, la vuol dire sta parola o dico anche l'altra cosa? Quella che ci ha detto prima, quando stavamo in pausa. Sto sudando, Pandecchio. Forza, tiriamo fuori una parola, rettore. No, la parola... E allora, prego. La parola è ottimismo, perché comincio a vedere la luce più vicina. Vedete, la prova finale è: con la bontà non sempre si ottiene tutto. Ma con il ricatto ha parlato. Buonanotte.